Ed è arrivato il pacco di Natale di Toby con un fantastico super dolcione che non vedo l'ora di aprire, e all'interno ci ho trovato anche tre nuovi liquidi. Linea che si è ampliata, linea di cui avevo già parlato, gli 0861, linea che ci regala dei tabaccosi. Cosa interessante di questi liquidi è che c'è la boccettina da 60 ml, ma anche la boccettina 10+10, quindi una sorta di assaggio. Se non siete proprio convinti magari del sapore che possono avere, se vi piace o non vi piace, vi dà la possibilità di scegliere anche il 10+10, che uno se lo assaggia e poi eventualmente decide di comprarsi il 60 ml. Altra cosa interessante è che il 60 ml non è un 20+40, ma è un 10+50. Questo cosa vuol dire? Che ci sono dentro 10 ml di aroma super concentrato e voi dovete aggiungere gli altri 50 ml per portarli a 60 ml finiti. Questo che cosa cambia in numeroni rispetto al 20 ml? Cambia il fatto che chi vuole aumentare la percentuale di additivo in questo caso può farlo, quindi si può andare ad un dosaggio di additivo più elevato rispetto al classico. I tre liquidi sono tre liquidi tabaccosi di sintesi, non c'è matrice organica, ma ero molto curioso comunque di assaggiarli, anche perché ultimamente i tabacchi di sintesi mi stanno regalando grosse soddisfazioni. Questi tre tabacchi li ho provati, mi sono scritto quello che dovevo dire, che adesso lo prendo, non mi ricordo mai, ma andiamo nello specifico di tutti e tre e andiamo a vedere come si sono comportati questi liquidi. Naturalmente ragazzi li ho assaggiati, li ho utilizzati per un giorno intero, quindi non lo farò in reaction questo video, perché lo sapete, i tabaccosi non li faccio reaction, soltanto cremosi e fruttati li faccio in reaction, e di solito c'è anche la presenza, non essendoci la presenza nessuna reaction. Allora partiamo col primo. Il primo è il Fratali ed è un mix di tabacchi secchi. Io personalmente ci ho sentito alla svapata una nota liquorosa, di tipo un amaro in stile erbe aromatiche. È un tabacco di sintesi, quindi sicuramente niente di riconoscibile in natura, ma la sensazione tabaccosa ce l'avete, una sensazione di lieve secchezza ce l'avete. La parte tabaccosa è data da un mix di note chiare. Non c'è niente di affumicato, niente di tostato, niente di nocciolato, ma è una parte più speziata che affumicata, quindi arriva questa sorta di aromaticità tabaccosa da queste note leggermente secche e un po' speziate, unita poi a questa nota un po' alcolica, un po' balsamica, un po' aromatica, che danno vita poi appunto a questo gusto tabaccoso piacevole, molto piacevole, ma più tendente allo speziato, però sicuramente molto piacevole. Il secondo invece è il Japanese ed è un blend di tabacchi dolci con note tostate. E qui la nota tostata è dominante, una sorta di nocciola, mandorla, noce pecan, insomma la tostatura e la nocciolatura la sentite bella dominante. Molto profumato, a tratti cremoso come liquido, e la sensazione che avete in bocca è quella di un mix di croccante, con sentori leggermente dolciastri come magari possono arrivare da un caramello, però diciamo che nella totalità e nella complessità, più che accostarlo ad un tabaccoso, io lo accosterei appunto ad un dolce, ad un croccante fatto appunto da un insieme di mandorle e nocciole, con un po' di caramello, con un po' di tostatura, quindi la sensazione che mi regala in bocca è più questo, più vicino a questo tipo di dolce che a un vero e proprio blend tabaccoso. Però la nota di tostatura si sente bene, quindi se vi piace la nocciola tostata, qui la sentite bene. E passiamo all'ultimo, che invece è il Dragon's Breath, custard alla nocciola e note di tabacco. E questo, per chi è amante del genere, per esempio io lo sono, sempre di casa Toby, io adoro l'Hermes. Questo devo dire che ha proprio quelle note che mi ricordano un po' l'Hermes. A me personalmente l'Hermes piace molto, ne ho svapato decine di bocce, quindi devo dire che anche questo ovviamente mi piace, perché me lo ricorda molto, molto nocciolato, molto cremoso, sembra quasi una crema spalmabile di nocciola. In fondo alla svapata sentite quel pizzico di tostato, di tostatura della
nocciola, quasi come se fosse un po' il guscio della nocciola, quindi una parte un po' legnosa. Vi devono piacere i sentori di cremosità e nocciola. Non vi aspettate un tabaccoso, perché c'è scritto note di tabacco, cioè la parte tabaccosa qui la sentite solo magari derivante dalla tostatura della nocciola o da quella piccola parte di sentore legnoso che può appunto ricordare un po' l'involucro della nocciola, il guscio della nocciola. Però non aspettatevi una cosa che sa di tabacco. Qui il sentore è cremoso, dolce, nocciola e leggermente tostato. Unica piccola rettifica che voglio fare su questi tre liquidi, e che mi sento doveroso di fare, è che tutto ciò che ho detto è stato frutto dell'utilizzo di un'intera giornata di questi liquidi in MTL. Perché? Perché insomma c'è scritto blend di tabacchi, li ho utilizzati in MTL e i sentori che sono venuti fuori sono quelli che vi ho appena raccontato. Ma siccome l'azienda dice che i liquidi sono anche pensati per il flavor, anzi quasi più per il flavor che per l'MTL, mi sono tolto la curiosità di assaggiarli poi anche in flavor. Ne voglio fare uno su tutti qua adesso dal volo. E prendo il custard alla nocciola con note di tabacco, quello che ricorda l'Hermes, insomma. E come detto, in MTL mi ricordava quello, in flavor. Buonissimo. E devo dire, ragazzi, che in flavor niente male, non solo in termini di gusto e di sapore, ma niente male anche come sentori tabaccosi. Probabilmente la parte nocciolata, tostata, nel flavor viene maggiormente esaltata e quindi in bocca paradossalmente vi dà delle sensazioni tabaccose più spiccate rispetto all'MTL. Questo discorso vale per tutti e tre i liquidi. Ho provato tutti e tre i liquidi in flavor e devo dire che il sentore di tabaccosità data appunto da questa tostatura viene esaltata maggiormente in flavor che in MTL. In MTL paradossalmente vengono fuori molto di più un po' le note dolciastre, nocciolate, cremose. In flavor un po' di secchezza e di tostatura viene fuori decisamente di più e il sentore di tabaccosità ce l'avete maggiore in flavor. Quindi a me sono piaciuti moltissimo in flavor. Tra l'altro, io che sono un amante dell'Hermes, avendo provato questo qui che gli somiglia molto in flavor, adesso sono assolutamente curioso di provare sta pazzia e di andarmi a prendere una boccia di Hermes e utilizzarla in flavor. Perché, oh ragazzi, sarà una moda del momento, sarà una mia fissazione del momento, ma ultimamente questa sorta di tabaccosi sparati in flavor, queste note secche, queste note affumicate, che siano tabacchi di sintesi o che siano tabacchi anche organici, ragazzi, mi sta dando veramente tanto tanto gusto, perché si sentono proprio bene in bocca. Quindi a breve mi andrò a prendere una boccia di Hermes e me lo sparerò in flavor. Chissà mai che mi dia ancora più soddisfazione di quanto me ne ha date in MTL in questi anni. Questo è tutto per la nuova linea di casa Tobi, anzi in realtà non è una nuova linea, è semplicemente un'integrazione a quella che era una linea di cui vi avevo parlato anche forse un annetto fa, che era la 0861. Adesso la linea 0861 si è ampliata e ha portato anche questi nuovi liquidi. Tra l'altro non sono solo questi, perché ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alcuni sono tabaccosi, alcuni invece sono fruttati, vedo, sì, pesca, ananas, crema di cocco, insomma c'è un po' per tutti i gusti. Quindi oltre ai vecchi 10 che già avevamo della linea 0861 si sono aggiunti anche questi. Lead interessante, come vi dicevo, perché 10 ml e potete aggiungerci 50 di base con o senza nicotina. Quindi questo molto interessante. Questo è tutto per la video recensione di oggi. Noi ci vediamo presto per una nuova video recensione. Spero che il video vi sia piaciuto e come al solito vi auguro una buona giornata. Io adesso vado a mangiarmi il dolce e a voi auguro una buona vita.